insomma c'era un milionario che c'ha una grande tenuta e se voleva fare uno zoo privato, aveva già rimediato diversi animali selvatici, gli serviva qualche scimpanzé. E mette in annuncio per cercare qualcuno che va a prendere questi scimpanzé. Non si presenta nessuno, si presenta solo un vecchietto, un'ottantina d'anni. Gli fa, ma lei, ma c'è quando a lei a prendere scimpanzé? Ma guardi che io sono un esperto, lei non si preoccupi, io col cane mio faccio faville, lei basta che mi dà uno col fucile. Dice, no, che ha capito, a me i scimpanzé mi servono vivi. Dice, sì, ho capito che servono vivi, però se andiamo nella foresta, la giungla, uno col fucile ci vuole, no? Dice, vabbè, insomma, partono questo, dice, ma speriamo bene. Mo c'era questo con sto fucile e vedeva sto vecchietto col cappello, col cagnolino, dice, ma che gli dice la testa questo, voglio proprio vedere come fa piastre e scimmie. A un certo punto su un albero c'era uno scimpanzé, il vecchietto gli si avvicina e gli fa, mo te faccio vedere come si piano. Slega il cane, va sotto l'albero, sgrulla l'albero, lo scimpanzé casca per terra come casca il cane, ta, mozzico sui coglioni, lo scimpanzé è fermo così immobile, lo caricano. Dice, porco Giuda, ma questo è troppo forte, vedi che cane. Insomma, vanno avanti, ne chiappano un altro due, tre, no? Ma a un certo punto su un albero c'era un albero gigantesco sopra, uno scimpanzé immenso, il vecchietto gli si avvicina e gli fa, oh, mo è il momento che forse potresti intervenire te. Dice, vedi quanto è grosso l'albero, se io vado là lo sgrullo, quello non sente niente. Allora io slego il cane, mi arrampico sull'albero, entro in colluttazione con scimpanzé, se casco giù io, spara al cane!